Luglio 1930, il consiglio della FFF, Federazione Calcistica Francese, approva l'introduzione del professionismo con la conseguente nascita della prima divisione francese, inaugurata ufficialmente nel 1932. Tutto molto bello, direte voi, d'altronde è proprio qui che ha avuto inizio la storia dei grandi club francesi come l'OM, il Nizza, il Sochaux, il Rennes, il Montpellier. Sfortuna vuole però che il passaggio da calcio dilettantistico a professionistico abbia di fatto ucciso una delle squadre più iconiche del tempo, il Red Star FC. Fondata nel 1897 a Parigi da niente po' di meno che Jules Rimet, sì, quello a cui era intitolato il trofeo dei mondiali, il Red Star visse il suo periodo di maggior splendore negli anni 20, quando nel giro di 7 anni vinse per ben 4 volte la Coppa di Francia. Al tempo era davvero la squadra di Parigi, ma non lo rimase a lungo. Nella stagione inaugurale del campionato che oggi chiamiamo Ligue 1, il Red Star retrocesse in seconda divisione e da quel momento cominciò il suo declino. Certo, negli ultimi 90 anni ha trascorso 18 stagioni nella massima divisione, seppur con risultati mediocri, raggiungendo il picco nel 1942 con la sua quinta e ultima Coupe de France. Quindi non proprio la peggior squadra di sempre, ma è ormai dal 75 che non la si vede più in Ligue 1, e anzi, nel 2005 si trovava addirittura in sesta divisione francese, ossia l'equivalente della promozione italiana, se ci pensate una fine ignobile per un club così storico. Nel frattempo il PSG è diventata la prima squadra della capitale e non solo, della Francia in generale, mentre la seconda squadra, il Paris FC, è stato appena acquisito da Red Bull, quindi si presume che nei prossimi anni possa diventare una vera e propria Big d'Oltralpe. Ma è proprio qui che entriamo in gioco noi. Avremo infatti a disposizione 5 stagioni per portare il Red Star dai bassi fondi della Ligue 2 al vertice del calcio francese, facendolo così tornare ad essere la squadra parigina per eccellenza. Riusciremo nella nostra impresa? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Come disse una volta un grande saggio, è una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 2024, storia d'amore e di passione che ci porterà sulla panchina del Red Star. Terza squadra per l'appunto della capitale francese e che all'interno di questa rebuild voglio portare sul tetto di Francia. Perché realisticamente per superare il PSG l'obiettivo sarà proprio vincere la Ligue 1. Ce la faremo? Beh, mi auguro di sì in 5 anni. Ma intanto vorrei dare un'occhiata alla rosa, perché è vero, io ho scelto questa rebuild, ma non conosco nulla del Red Star. Mamma mia. Mamma mia, ci vedo messi non male. Peggio. Marò che squadraccio. Allora, piano, osserviamoli uno alla volta. Punto primo, quale modulo potrebbe essere azzeccato per questa squadra? La risposta è una sorta di 4-2-3-1. Ma mi interessa davvero usarlo? Cioè, i tre esterni sono validi, 28, 26 e 27 anni. Ma quasi quasi sapete che piuttosto proverei una sorta di 4-1-2-1-2. Così, giusto per usare un modulo diverso dal solito. Se no uso sempre gli stessi 3-4, che palle. Però c'è davvero tanto tanto lavoro da fare. Realisticamente per la prima annata l'obiettivo sarà 1. Far crescere i nostri, e 2. Magari acquistare qualche giovane di prospettiva. Il punto è che con 4 milioni e mezzo, quanti ne ho? Ne ho circa 5, ok. Sì, comunque sono troppo pochi. Beh, allora, innanzitutto, se posso permettermi, il signor, dov'è? Thando Dlovu, sudafricano, io quasi quasi me lo porterei in squadra, perché 63 potrebbe già farmi da titolare. Un anno quasi quasi glielo do a disposizione. Così come, oltre a lui, porterei su Timoteo Prigent. 67, sono soldini che posso utilizzare, perché come detto con le ali non voglio giocare. Mo però, guardiamo per l'appunto cosa potremmo combinare, perché in porta Quintino Bernardini qua potrebbe anche andare via. Tra parentesi, se storpio tutti i nomi del francese è perché il francese faccio fatica a pronunciarlo, quindi piuttosto lo dico male e basta. Dopodiché potrei provare a dar via anche William Avognan e tenermi giusto il congolese Pepe Bonet come secondo, tanto cioè può andare. La coppia, no? Tra l'altro, perché in Francia tutti i portieri hanno o l'1 o il 16 o il 30? Cioè, è una questione di regolamento o è una questione culturale? Vabbè, sentite, a parte questo, ok, abbiamo un terzino sinistro che si ritirerà a fine stagione, ottimo, mentre al centro della difesa come siamo messi? Abbiamo Bradley Danger, ok, 69, difensore centrale, almeno un annetto 2 ce li fa. Per il resto, gli unici due che potrebbero interessarmi sono Blondon Meyapia e infine Josué Escartin, con quindi Bissenti Mendy e Luc Kouagba fuori dalle balle. Tengo Ryan Ducouré come quarto e siamo a posto. Teoricamente, poi se posso migliorare miglioro, ma di base questo potrebbe essere il quartetto di difensori. Come sempre io punto ad avere una rosa composta da 2 giocatori per ogni slot in campo. Terzini, ma guardate che quasi quasi nessuno dei due mi fa il terzino sinistro. Piede debole 3 stelle. Quindi sì, magari un terzino sinistro lo compriamo e uno di questi due mi farà la riserva sinistra, mentre il francese e il Criti diventa
diventerà la riserva destra di quello che non si sposta qua. Dopodiché a centrocampo abbiamo un sacco di giocatori, tra cui questo Hyang-Gan Bok, che teoricamente dovrebbe essere abbastanza valido, ma è in prestito, quindi quanto mi costerebbe il riscatto? 1,8. Manco troppo, realisticamente. Potrei puntarlo un Bok, mentre per il resto, cedendo uno dei due, dovremmo essere a posto. Quindi uno tra Dembi ed Eichmeier, probabilmente il secondo verrà ceduto, l'altro rimane a fare la riserva. A centrocampo, per il momento, ho soltanto Renel, ed è quindi qui che dovremmo fare grossi acquisti, ovviamente sacrificando tutti gli esterni, quindi Damiano, via, Riyad, via, Kemosissé, via, Timothée Prigent, 3-2-1, via anche lui. Tra l'altro vorrei dar via anche uno tra Cani e Slimani, realisticamente il signor Vincenzo. Mi serve quindi un nuovo titolare e una nuova prima riserva, bene? Dopodiché mi servirà una riserva anche di Ifnaoui, o un titolare, anche se realisticamente punterò alla riserva. E infine davanti abbiamo 5 attaccanti, me ne bastano 4, quindi sicuramente Aliou Badji rimane. Aliou Nfal è il candidato numero 1 alla cessione, perché comunque 61-29, sta messo peggio degli altri. Il titolare accanto a Badji sarà Ben Ali, 24 anni, è il più giovane, ma non vedo futuro in questa squadra, dovrei ribaltarla tutta, non so se ce la faccio con soli 5 milioni. Ok, rieccoci back, ho venduto quasi tutti, devo giusto cedere il portiere, ancora un difensore, insomma c'è ancora un po' di gente in mezzo alle balle, ma non tantissima. E sinceramente Mbok, se posso, lo rimanderei a prescindere via, perché mi ispira di più giocare col ruandese. Attualmente ho circa 9 milioni di budget, quanti di preciso? 9,3, ok, gestibile, è già cresciuto però, e allora devo prenderlo immediatamente. Hakim, salve, buon pomeriggio. Allora, già è in sconto perché lo potrei pagare 1,1 milioni, ma per caso vi serve Joachim Eichmeier, cari amici dello Standard Liegi? Eichmeier 600.000, eh? 800, si chiude a 700, 650, sarebbe ottimo, perfetto, perfetto. Hakim, benvenuto tra noi. Le priorità sono quindi il terzino sinistro e il CC, cerchiamoli in campionati abbastanza abbordabili, quindi io direi di replicare davvero una Pro League belga, però voglio qualcuno di abbastanza serio, cioè un Ilay Kamara, 2 milioni e 2, anche lui dallo Standard Liege, non sarebbe male, però cioè, mi mette davanti un giocatore di Curaçao, poi chiaro che io mi senta in dovere di provare ad acquistarlo. In Ligue 2 l'unico decente è Matteo Santippe, può rimanere lì Matteone. Kerim Çalhanoğlu, interessante, ma giusto per l'ignoranza di avere un Çalhanoğlu in squadra, non giusto. Poi passiamo ai centrocampisti, vediamo se ne troviamo qualcuno di buono, sempre negli stessi campionati realisticamente, perché cioè dubito che in A-League possa esserci qualcuno di veramente buono per fare il titolare, infatti, cioè tutti uno peggio dell'altro sono. Per giunta sì, li sto cercando giovani perché almeno mi crescono e mi stanno qua 5 anni potenzialmente, anche come riserve, ma stanno qua 5 anni. Ok, ci siamo, credo di aver trovato la composizione giusta della squadra. Punto primo, come terzino sinistro mi piacerebbe puntare Rahim Alassan, o un giocatore del Niger quando ti ricapita, mai, e allora lo prendi. Stesso discorso per il CC di riserva, che dovrebbe essere Umar Ngom, addirittura della Mauritania. Dopodiché come titolare sono abbastanza indeciso, realisticamente uno tra Castagneda e Omenchenko, forse il secondo, anche se Castagneda è più difensivo e forse prenderei lui. Infine, per quello che riguarda il COC di riserva, una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ange Chibozo del Benin. Insomma, acquisti esotici, ma che teoricamente dovremmo riuscire a far tutti, vero? Ok, Castagneda preso, prendiamo anche Ngom e Chibozo, tanto realisticamente a livello economico non abbiamo grandi difficoltà, anzi se riesco a trovarmi addirittura un attaccante, quasi quasi io uno dei quattro, tipo uno tra Boteia e Anani, lo darei via. Dentro Ngom per Canie 200.000, ottimo scambio anche questo. E infine Chibozo per 400k. Vogliono 3 milioni e 9 per Alassane. Fra, stiamo un po' esagerando, eh. Punto un altro giocatore, e quel giocatore dovrebbe essere Thierry Small. 5k di stipendio? Va benissimo. Beh, posso dire che non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi circa 3 milioni per un attaccante. Dall'altro, contratti in scadenza, rinnoviamoli, va. Ok, contratti rinnovati, quanto mi sono mangiato effettivamente? Ma neanche troppo, realisticamente. Mi avanzano 3 milioni e 2. Vabbè, mi sono mangiato mezzo milione. Si cerca l'attaccante allora, andiamo via Nani. Eccolo qua, Botei è ceduto in Romania all'Università di Cluj per quasi 1 milione. E forse i soldi ora mi bastano, quindi proviamo a prendere il Bro Bamba. Ciao, ti interessa un portiere? Quintino Bernardone più 3 milioni. No, però magari ti aggrada Quagba? Quagba più 4. 4 il 10% sulla rivendita? Va bene, al massimo rimane a farmi il quarto attaccante, mi faccio zero problemi, eh. Ora la domanda diventa: accetterai i miei soldi? Perché non ne ho tanti. Così, se no, si può fare. Sì, vabbè,
Ciao. Ci riproviamo, Mohamed, arrivo. Intanto, primissima partita dell'anno contro il Cannes, aka la squadra parzialmente posseduta da Mbappé, se non sbaglio. Ciancia le bande, banda le ciance, 3-2-1, perdiamo 3-0. Addirittura vittoria con gol di Renel. Bene, squadra completata finalmente. Franculino, tu sappi che dovrai diventare l'attaccante del futuro, te lo dico. Niente pressione. Bene, sistemato tutto, io direi che la squadra per questa prima stagione sia a posto. Non è la migliore delle migliori. Vedremo poi come si conclude quest'anno, perché io mi aspetto una conclusione più o meno tra il 12° e il 16° posto. Magari andremo molto meglio, magari andremo molto peggio, chi lo sa. Eccoci qua, giugno 2021 si è conclusa la prima stagione. Vabbè, 2021, buonanotte, 2025 si è conclusa la prima stagione. Volevo controllare lo scontro diretto col Paris FC. Tra l'altro, mamma mia, che brutta striscia finale di campione. Minchia, qua siamo arrivati ultimissimi. Ma Roma, quando è che abbiamo vinto l'ultima partita? In Coppa a gennaio, circondata da 4 sconfitte. Bene, imbarazzanti, 17esimi su 18, a più 1 sull'ultima. Beh, dai, mi aspettavo di arrivare tra 12 e 16. Non ero poi così distante. Vabbè, poco importa, sentite. Crescita dei nostri, quello che mi interessa di più. Bene, Ndlovu che è salito di 5, bravo Thando. Small ha fatto più 3, Durivo anche. Danger ha fatto più 2. Meiapia ed Escartina hanno giocato lo stesso numero di partite. Tra l'altro, Josué ha chiesto di essere ceduto in prestito. Ci sta, lo accetto. Bene, Ducouré. Bene, Sahabo. Come sul mercato? Ma sei scemo. Renelle è salito a 67, Castagneda 70. Ifnaoui è rimasto fermo. Ecco chi dovremo cambiare l'anno prossimo. Davanti invece, Franculino bene sale a 74. Baggi penali, insomma, non un granché. Però neanche Franculino, è 11 gol, 1 assist. Buono, non eccelso, ecco. Dai, Angelone, vieni a giocare in Francia. Su, almeno te. Andiamo a rimpolparci per bene la difesa. Ripeto, è un peccato andare a utilizzare un giocatore simile. Sapete che tendo a evitarli, ma uno me lo concedo, dai, letteralmente lui e poi basta. Anche lo stipendio, ottimo, perfetto. Benvenuto, Angelone. Ok, ora, preso l'unico svincolato, devo fare delle cessioni e poi prendere un nuovo COC e un nuovo ATT. Allora, sentite, ripensandoci, io Dele Bashiru me lo prendo, perché un anno, due al massimo, con il secondo da riserva, non è male come idea, soprattutto perché ho bisogno di tenermi i soldi per comprare gli altri, quindi spero che accetti 7k, 8,4 più bonus accettabile. Bene, perfetto, così in questo modo io mi rinforzo il centrocampo, mi tengo i soldi per rinforzare COC e ATT. E qui credo che la mia combo preferita potrebbe essere Eli Junior Croupy e poi Baltasar Rodriguez, Tolosa, Claudio Cassano. Ma a quel punto perché non puntare a qualcun altro? Croupy è in scadenza, però so che costa poco, però non sposterebbe l'equilibrio. Ma nessuno di questi realisticamente al primo anno. Tra tutti però lui è il miglior candidato. Sentite, aspettiamo un paio di cessioni e vediamo. Forse ho fatto una cazzata. Vediamo. Con calma. Attenzione però, perché c'è dell'interesse per Croupy in giro per il mondo. Chi è che lo vorrebbe? Il Colonia e il Lille. Devo anticipare la concorrenza. Scusatemi. Irrealistico che accetti di venire da noi piuttosto che a Colonia o a Lille. No, 3 milioni flat, ok. Franculino Croupy, gran bella combo d'attacco. Eccolo qua il nostro acquistone, perfetto. Ora, l'ho pagato tanto di stipendio, ma va bene così, l'ho pagato poco di cartellino. La scelta poi per il trequartista è fra loro tre. Statisticamente Baltasar sembra essere l'opzione migliore. Vediamo se guadagniamo abbastanza soldi per provare a prenderlo. Intanto salutiamo Ifnaoui che va all'Angers, Baggi che va al Paris e che sappiate controlleremo a fine stagione, perché voglio vedere che cosa andrà a ottenere a livello proprio di statistiche. Chiudiamo il mercato in uscita con Slimani che va al Puscia e poi realisticamente basta. Cioè io sono a posto con la rosa, no? No, mi manca un giocatore. Chi? Ah, il trequartista, che stupido. Budget 5 milioni circa. Sì, ci sta. Benvenuto Baltasar, ultimo tassello di questo Red Star che per la seconda stagione dovrebbe fare qualcosa di più rispetto alla precedente. Perfetto, ci siamo. Prima partita dell'anno contro il Martigues. Dovremmo essere messi meglio. Giusto. Bene, 2-0. Croupy con la doppietta. Bell'acquisto. E signori, con Danger venduto per quasi 3 milioni al Granada, ora credo di avere abbastanza soldi per prendere un buon difensore centrale, anche più giovane rispetto a Bradley, no? Perché un'opzione sarebbe Kempf, che sicuramente potremmo permetterci. L'altra, forse Biumla. Non esattamente il tipo di giocatore che avrei voluto io, però. Mi sarebbe piaciuto qualcuno più in grado di impostare. Ci sarebbe Valdemar Lund. A questo punto direi di sviluppare Biumla. Va bene, benvenuto Emanuele. Ora la squadra
posto, ci vediamo davvero a giugno. Ma sapete che questa stagione ha superato di gran lunga le mie aspettative, raga, siamo stati delle macchine. Abbiamo battuto il Parì al ritorno, ma anche all'andata, se non ricordo male, era una delle primissime partite. No, ci abbiamo pareggiato, quindi diciamo che nel complesso abbiamo avuto la meglio sui nostri rivali cittadini. Ma per il resto il campionato è devastante, cioè io vedo giusto 3 sconfitte. Il Lavallois, l'Amiens e poi teoricamente l'Angers. Ah no, abbiamo perso anche contro l'Annecy e Rodez. Ok, no, sono 5 le sconfitte, quindi forse 8° è quasi poco, sapete? Forse siamo in lotta playoff, stiamo a vedere. Secondi? A più 8 sul Parì? Siamo già la seconda squadra di Parigi, molto bene. Vuol dire che la squadra l'abbiamo costruita in maniera ottimale. Fatemi vedere la rosa come sono cresciuti. Lovu 73, sempre meglio. Small 72. Scartin 68. Forse è il caso di prendere qualcuno di un attimino più forte, vero? Rimarrà come riserva, male non è, insieme a Meiapia. Biumla ha fatto più 3, 21 anni, 74, molto bene. Ferri 76. Sahabo 69. Ecco, questa è forse l'altra posizione da migliorare per la Ligue 1. Peccato, perché avere il ruandese titolare sarebbe stato ignorantissimo, ma realisticamente non ce la può fare. Vabbè, bene delle Bashiru, è cresciuto pure lui, anche Castagneda, Rodriguez idem. Franculino è diventato un 77 e Krupi un 75. Bene, a livello individuale... Minchia, Krupi 23-9, alla faccia del cazzo. 12-3 Franculino, che quindi è quel giocatore e basta, non posso aspettarvi molto di più. 7 a testa per Castagneda Rodriguez, 4 Renel, che ha giocato poco, giustamente a riserva quest'anno. 3-2, 3-2, 3-3 per Dembi addirittura. Un gol Biumla, un on-gom, dai, non c'è male. Ora voglio vedere però cosa cavolo ha combinato Baggi, perché cioè, a parte credo che Krupi sia stato il capocannoniere, e infatti vediamo che tipo di pacco abbiamo rifilato al Parì, perché mo sono curioso. Baggi... Ok, 10 gol e 2 assist in 16 presenze sono tantissimi, quindi non è stato affatto un pacco. È che semplicemente gioca crasso e quindi giustamente lui fa da riserva. Bene, che squadra signori, che squadra, che promozione inaspettata. Ah yes, Krupi della Stella Rossa vince la scarpa d'oro dopo aver segnato 23 gol. Allora, senza dubbio va migliorato il difensore centrale, quindi via Ducouré andiamo a prendere uno nuovo con Escartel, Meiapia che fanno da riserve. Come detto, via Dembi dentro un altro CDC e per il resto a sto punto non toccherei nient'altro. L'unica cosa che mi limiterò a fare sarà cercare degli svincolati, giusto perché se posso migliorare anche qualche riserva lo faccio con lo svincolato. Allora, forse, dico forse, ho trovato qualcuno da andare a prendere come svincolato. Punterei tutto su Cashin e Jimenez. Ho detto che non mi piace andare a prendere i regen, sinceramente non so neanche di chi possa essere il regen questo Jimenez, però CDC 20enne 75 non me lo faccio scappare. Dovesse far schifo l'anno prossimo lo prendi e lo dai via per qualcun altro. Per il resto poi ripeto, non penso mi avanzino abbastanza soldi per fare un acquisto serio. Bene, preso anche il difensore centrale irlandese. Conseguentemente cosa dovrei fare? Beh, realisticamente qua c'è l'unico upgrade che potrei fare è il terzino sinistro e prendere qualcuno al posto di Small. Però per l'appunto dovremo cedere Ducouré e dovremo cedere anche Dembi. Poi ripeto, potrei sì migliorare l'attaccante di riserva, così come potrei migliorare il centrocampista di riserva, il COC di riserva, non il CDC, perché il giocatore del Ruanda lo teniamo. Sinceramente Subano sarebbe l'unico, ma posso farne a meno. Io per quest'anno mi accontento, l'obiettivo è la salvezza. Posso dire è veramente bellina la grafica della Ligue 1 su FC25, cioè ci sta da Dio, proprio bella, bello anche il logo. Comunque non è questa la cosa importante, la cosa importante è la partita col Monaco che dovremo affrontare per il nostro esordio in Ligue 1. Questa è la formazione che scenderà in campo il 15 agosto 2026 a 51 anni di distanza dall'ultima volta che Red Star Parigi ha giocato nella massima serie francese. Signori, 3-2-1, simuliamo veloce e perdiamo questa partita. Oh, Krupi e Rodriguez, attenzione, vittoria clamorosa col Monaco. Il PSG ha pareggiato, signori, siamo ufficialmente la migliore squadra di Parigi. No, scherzo. Però, posso dirlo, promettente questa vittoria. Inizio a pensare che una metà classifica sia quasi possibile. Hello, giugno 2027, non ho la più pallida idea di cosa sia successo perché non ero alla scrivania, quindi... Beh. Devo ammettere che l'undicesimo posto con 43 punti è ottimo, anche perché ci mette davvero in orbita Europa. Ora, non so quante siano le squadre che effettivamente si qualificano per le competizioni europee, ma anche fossero 5, siamo a meno 8 da il Nantes 15. Certo, il nostro obiettivo è il PSG realisticamente, che sta a 83, a più 40. Ci vorrà un bel po' per colmare quel gap, quindi una cosa per volta, però ripeto, l'undicesimo posto, ottimo. Coppa di Francia. Cazzo, guarda il Paris FC che è arrivato in semifinale, incredibile. Noi dove siamo usciti? Non ci vedo. Ai sedicesimi con l'Annecy. Gran merda, ragazzi. Krupi com'è andato in classifica cannonieri? Non è qui.
Ah, invece sì, è quarto. In realtà terza pari merito con Diatta. Bene. Krupi, miglior acquisto di sempre, realisticamente. Bene Ndlovu, che è salito a 77. Direi che un quarto anno glielo do, nel caso al quinto prendo un portiere serio. Però non male. Small 75, Cashin 76. Sì, vabbè. Biumla 77, 79 Ferri, 77 Jimenez. Castagneda si è bloccato. Niente, l'anno prossimo si cambiano i centrocampisti. Bene Rodriguez 79, Franculino 81, Krupi 79. Belli, belli tutti. Krupi ha fatto 17 gol, Franculino 13, un po' meglio quest'anno. 9-3, 5-7. Oh, Renel non è male, eh. Peccato che non abbia l'overall per poter stare qua. Ok, guardate, ci sta. La stagione 4 la dovremo assolutamente utilizzare per provare a recuperare il PSG e quantomeno qualificarci in Europa per poi scavallarli al quinto e ultimo anno. Potrebbe essere un'idea questa. Dipende tanto anche da ciò che avremo come budget, perché non è detto che sia cospicuo, purtroppo. Scopriamolo insieme in 3, 2, 1. Ho visto 11 milioni. Che fatica. Durivo, via. Small, forse anche. Escartin, via. Meiapia, via. Ferri Ducouré, van bene. Sahabo Jimenez, van bene. Dele Bashiru, via. Castagneda, via. Cibozzo, via. Anzi, ritiro tutto. Castagneda rimane. Ngom, invece, va via. Mentre lì davanti farei giusto un altro upgrade. Via Anani e prendiamo un altro. Ok, quindi di cosa ho bisogno? Perché ho segnato che voglio cacciare, non che voglio prendere. Sono un po' confuso. Allora, difensore centrale, terzino sinistro, due centrocampisti centrali e un COC. Si può fare. Diamo intanto il benvenuto a Che Adams e ad Angelo Fulgini. Dopodiché dentro Theo Saint-Louis come terzino sinistro di riserva. Pessima pronuncia. E un certo Marco Ivesic per fare il DC di riserva. Però poi realisticamente, cioè, bisogno di un CC. Dottor, ecco, dottor buono. Forse ce la si fa. 12 e mezzo più 15 sulla rivendita. Si può fare. Chiudi così non posso, fra letteralmente. No, non ci arrivo. 14, bro. Il punto è che non mi accetterà mai 15.000 di stipendio, il bro. No, non ce la faccio. Che palle. Prendiamo Reis, però. Ah, i budget quest'anno su FC25 sono ingestibili. Sono troppo bassi. Totalmente insoddisfatto di questo acquisto, ma era l'unico che potevamo permetterci in quel range di prezzo lì con un overall decente. E quindi questo dovrebbe essere l'11 titolare. Ma dove cazzo vogliamo andare? Dai, però se l'anno scorso siamo arrivati, cos'era? Tipo noni, ottavi, dieci. Comunque a meno 9 dall'Europa. Qualche rinforzino c'è stato, forse ce la si fa. Prima dell'anno contro il Lille, 3, 2, 1, simula veloce, perdi questa partita. Mi sorprendono ogni volta. Krupi e Rodriguez, bravi. Dai, speriamo bene, ci risentiamo a giugno. Allora, devo ammettere che non ricordo minimamente come sia andata questa simulazione, perché l'ho fatta circa 24 ore fa. Però non deve essere stata malaccio. È cominciata male, è finita molto bene. Però, ecco, quarto, quinto posto. Direi più Europa League che Champions League. Il tutto con due giocatori nella squadra dell'anno. E soprattutto, nel corso dell'annata, una vittoria sul PSG. Ah, PSG che intanto ha vinto il campionato, ma ha visto noi arrivare terzi in Ligue 1. Tra l'altro, solo più uno sull'OL quarto. Minchia, che botta di culo. Ah, più uno sull'OL quarto e sul Monaco quinto. Più 4 sul Lille, più 5 sul Rennes. E insomma, bella combattuta questa stagione. L'unica squadra che se l'è vissuta scialla probabilmente a questo punto è proprio il PSG. Peccato che purtroppo comunque io non sia ancora abbastanza buono per competere per un trofeo. In realtà mi andrebbe benissimo anche la Coupe de France, lo ammetto. Purché però ci sia in finale il PSG. Anche perché, realisticamente, a parte che il PSG è uscito agli ottavi qua, noi addirittura ai sedicesimi, non parliamone. No, il punto qual è? È che non credo che la squadra si è cresciuta tantissimo, purtroppo. È infatti Ndlovu è un 80, Small 76, Cashin 78, Biumla 79, Ferri 80. Io non ho tempo di aspettarli questi giocatori. Bene Krupi, Franculino, ottima coppia d'attacco che non verrà toccata. Tutto il resto realisticamente sì. 14 Krupi, 12 Franculino, 11 Rodriguez. Insomma, nessun vero e proprio bomber. Anche perché dopo Reis che ne ha fatti 7, il nulla cosmico. Allora, ricerca finita, purtroppo di svincolati non ho trovati moltissimi. Ne ho trovati 3, di cui 2 per la stessa posizione per giunta. I nomi in questione sono Lobotka come CC/CDC, Khedira e Bayo come attaccante al posto di Che Adams. In pratica andrei a prendere uno dei due e cedere Che Adams, in questo modo andrei a guadagnarci qualche soldino. Lobotka però mi convince poco come CC, sarò sincero, cioè dovrei spostarlo CDC, ma non so quanto tempo possa impiegare a farlo, ma soprattutto a 33 anni la cosa un po' mi spaventa. Ora, teoricamente però, andando a cedere Che Adams, Reis, Saint-Louis, Biumla, Castagneda, Lovu, Ferri e Jimenez, dovrei guadagnare
guadagnare circa 100-110 milioni, i quali uniti ai 31 che già abbiamo ci porterebbe ad avere un budget di circa 120. Adesso devo semplicemente cercare che cosa. Premesso che Adams verrà sostituito da uno tra Bayo e Khedira, me lo sto scrivendo qua nel blocchetto accanto, avrei poi bisogno di che cosa? Due centrocampisti titolari, un portiere titolare, due nuovi terzini titolari, due centrocampisti titolari, un portiere e un CDC. Tosta, eh? Mi sa che qua la ricerca sarà molto lunga, non so neanche cosa riesco a farvi vedere. Mi sa che ci risentiamo di nuovo quando ho un listone sotto mano. Penso di esserci, credo, non lo so, ora lo scopriremo insieme. Allora, come portiere ovviamente punterei a uno tra Alisson o Black e Martinez. Nel caso in cui dovessero calare troppo, barra nel caso in cui non avessi abbastanza soldi per questi tre, c'è sempre Samba, c'è sempre Pickford, entrambi con il contratto in scadenza. 3 milioni e mezzo, insomma, è un upgrade rispetto a Ndlovu, non così netto però come lo sarebbero Alisson o Black e Martinez. Poi, al centro della difesa, io punterei anzitutto Jimenez, perché mi costerebbe circa 15, è un 84, ok, scenderà un po', ma comunque ancora accettabile. E accanto a Jimenez proverei a mettere o un Kim Min-jae oppure uno Jalo, entrambi per bene intorno ai 20-22 milioni mi costerebbero, con gli overall molto simili, quindi diciamo Jalo per fare un esempio, diciamo che vado a spendere intorno ai 40 in tutto per questi due. Al che vada c'è Romagnoli che mi costa 13 e va sempre benissimo. Poi, come terzini si è messi male, ho trovato giusto Anthony Robinson, magari dovrò dare un'occhiata un attimino meglio, ma di base siamo qua. Poi, per il centrocampo invece, proverei a ricomporre parte del centrocampo del Napoli con McTominay che è registrato come CDC ma che è sposato CC teoricamente in upgrade, e al contrario Lobotka spostato CDC. Potrebbe essere una mossa intelligente. Il terzo dipende da quanti soldi ho, sinceramente, ma intanto direi di muoverci prendendo la coppia di svincolati Lobotka-Bayot. Benvenuto quindi Stanislav. Dopodiché dentro anche Bayot, e forse prima che sia troppo tardi prendo anche Jimenez, ma poi mi fermo. Bene, acquisto numero 3 fatto. Ora mettiamo temporaneamente tutto in pausa finché non faccio le cessioni. Ok, rieccoci back. Allora, attualmente non ho venduto ancora tutti, ma tipo 4 sono in ballo. Abbiamo intanto ceduto Castagneda per 10 milioni, Ferri per 31 e c'è Adams per 9,5. Rimangono soltanto Reis per 26, Biumla per 35, Ndlovu per 27,5, Jimenez per 20. 20 milioni più il 10 sulla rivendita. Vogliono cash in. 24 e 2, dai, si chiude a 23. Va bene, va benissimo. 61 più 300k. Va bene, ok. Ho attualmente in ballo ancora Biumla per 35, Reis per 27, quindi uno in più rispetto a prima, e c'è Adams per 10, quindi mezzo in più rispetto a prima. Ho guadagnato 6 in più dal portiere, insomma, i soldi ci sono, quindi ora diamoci dentro, prima salviamo però. E questa volta ce lo portiamo a casa, perfetto. A questo punto, poi, nell'attesa di Richardson, portiere, chi è che non prendo quasi mai? Perché Black l'ho preso spesso, Alisson mi pare anche, Emi Martinez non così tanto, che è anche il peggiore dei tre, forse è quella la ragione, però un 87, io non me lo faccio scappare. 5 milioni flat. Si chiude a 5,5, vero? Ottimo, grazie Bayern. Ok, perfetto. Ho preso anche il portiere argentino. E ora che ci penso, questo è un vero e proprio momento PSG. È la prima volta che la nuova proprietà, quella attuale, l'ha acquistato. La prima campagna acquista è preso di tutto e di più. Bello, bello, bello. Però funziona. Almeno in gioco funziona. Teorica force. Boh. Lobotka più 8. Attenzione, grazie Stanislav. Bene, benvenuto Amir. Tra l'altro bentornato in Francia, forse. Benvenuto quindi a Anthony. Bene, anche l'ivoriano diventa nostro per 24,5. Quanti soldi che vuole Conrad, maledizione. Soltanto perché arrivi dalla Premier non vuol dire che dobbiamo ciucciarvi tutti. Vabbè, fortuna vuole che l'abbiamo pagato soltanto 23, quindi va bene così. Con i soldi che mi rimangono devo ancora cedere sia c'è Adams che un difensore centrale, vero? Perché mi manca pure lui. Vediamo, due terzini sinistri, 1, 2, 3, 4, 5 difensori centrali via Ivesic, terzini destri, 2 CDC, 3 CC perché per l'appunto me ne servono un altro, con Dele Bashiru che fa la prima riserva e René che fa il quarto, 2 COC, 4 ATT, 5, devo ancora cedere c'è Adams. Ho quasi 50 milioni in realtà per l'altro centrocampista. Perfetto, e con gli 8 milioni circa guadagnati dal serbo, ora mi ritrovo quasi 40 milioni, e quindi sapete che quasi quasi Alex Garcia, però è sempre lo stesso, cioè che palle, no, dai, fatemi puntare... Douglas Luiz è in turbo sconto dalla Juve, altro che Kefren Turam. 30 più il 15 sulla rivendita, Juventus... Porco cazzo. Grazie Juve. Intrattabili. Non riesco a trattare un giocatore con loro. Ce l'ho fatta. Hanno accettato 30. Evviva. 80 più 800? 88 più 800 più 800. No, rimuovi l'ultimo 800 e ci sto. 94. Tutti tuoi, Kefren. Beh, posso dire che nonostante siano cambiati 8 undicesimi titolari, tra l'altro tutti quelli da centrocampo in giù, la formazione non mi dispiace affatto. Anche le riserve non sono malaccio. Ora, come sempre, voglio assistere alla prima partita dell'anno. Dopodiché, una volta che avremo giocato quella, io personalmente skipperei fino al primo
di febbraio, giusto per vedere come si sono conclusi i gironi di Champions, eh. Sempre che io ci sia, perché sono arrivato terzo, teoricamente sta... No, intanto Stade de Reims 3-2-1, simula rapido contro i biancorossi 3-1, segnano Thuram, Kessié e Richardson. Erano mancati, la passata stagione, i gol del centrocampo. Speriamo che quest'anno si facciano sentire. Dai, ci vediamo a febbraio. Allora, splendori, partita contro Rennes in Coppa di Francia, che vinciamo 2-1, avanzando così ai quarti. Molto bene, ma per il resto la stagione sta andando decentemente. Anzitutto, già abbiamo uno spoiler, perché siamo arrivati tra la nona e la 24esima posizione al girone di Champions, che tutto sommato non è andato male, perché abbiamo battuto lo United, perso col Copenhagen, nonché unica sconfitta della Champions, e poi battuto il Bilbao, pareggiato con Lipsia e con il Lech Poznan, vittoria con l'AEK Atene e per concludere altro pareggio con Borussia e Chelsea. Non il girone più semplice di tutti, ci può stare. Tra l'altro, anche in campionato le sconfitte sono state 3: Auxerre, Monaco e basta, perché la terza sconfitta in assoluto è quella del Copenaghen, entrambe per 1-0, quindi anche sfiga se vogliamo, ma è una sfiga che ci tiene ben lontani dal Paris Saint-Germain. Oddio, ben lontani no, sono a più 5 su di noi, perfettamente recuperabile, perfettamente rimontabile. Il mio obiettivo è quello, tra l'altro, all'interno di un campionato che oltre a PSG e Red Star vede anche il Paris, che però è ultimo con 7 punti. Certo, 2 li ha fatti contro di noi pareggiando andata e ritorno, Però, guardate, più che la Champions, io seguirei con interesse la Coppa di Francia, perché dubito di avere delle vere chance di vincerla. Il campionato mi interessa, tra l'altro ottima vittoria in questo caso 2-1 col Marsiglia, e la Coupe de France sono le due competizioni in cui posso dimostrarmi superiore al PSG. Poi, dovesse andare bene anche la Champions, tanto meglio, ma non è l'obiettivo primario, ecco. E che palle, dopo una vittoria importante arriva una sconfitta importante in campionato, eliminati ai preliminari di Champions, va benissimo, lo accetto. Full focus solo sul campionato, e sulla Coppa ovviamente, sulla Coppa che adesso giocheremo. I quarti sono Saint-Étienne, Red Star, Lille, Marsiglia, Lorient, Caen e poi Metz, PSG. Sarebbe piccantina una finale col Paris. Ma intanto simula questa partita contro Saint-Étienne, non dovremmo avere problemi. Insomma, che sì, franculino, molto bene. E quindi semifinale di Coppa contro Marsiglia, PSG oppure boh, l'altra, mi auguro arrivi l'altra. In campionato invece 44 a meno 8 dal PSG. Tosta. Quando è che giochiamo contro di loro? Fine marzo, Interessante. Vediamo una volta arrivati alla partita contro di loro come siamo messi in campionato e quanti punti gli stiamo dietro, perché realisticamente potrebbe essere quella la partita che vado a giocare. Intanto che culo. In semifinale abbiamo beccato il Khan. Molto bene. Vai, simuliamo fino al 30. Niente, come ho detto, il campionato è andato. Abbiamo pareggiato con Le Havre, perso contro un'altra squadraccia. È finita, è finita. Si punta tutto sulla Coppa. Per favore, ditemi che dall'altra parte c'è il PSG. C'è il PSG. Ah, incrociamo le dita e speriamo bene. Questo gioco sa essere infame, e invece no, è finale. Franculino Rodriguez, franculino. Bene, ci si gioca la finale di Coppa di Francia, sperando sia contro il PSG. PSG che in questo momento in classifica in campionato sta a 58, mentre noi a 51. Questa è la classica partita da 6 punti. Tra l'altro ho ottima squadra, ovviamente la loro. Simuliamola veloce insieme, vediamo come si conclude, incrociamo le dita. E niente, è finito. Doppietta di Camavinga dopo il gol di Rodriguez. Campionato andato, regà. Purtroppo 5 anni non sono bastati per diventare la squadra di Parigi, ma abbiamo una finale di Coppa in cui poter dimostrare di essere quantomeno vicini al loro livello. Intanto splendori, si è concluso il campionato, tra l'altro con una buona striscia di risultati utili. Voglio vedere come abbiamo concluso. Alla fine terzo posto, a meno 6 dal PSG primo, a meno 4 dal Marsiglia secondo. Peccato. Alla fine i nostri si sono rivelati acquisti azzeccati, perché ok, Amy è sceso soltanto di 1. Jimenez di 2, ma è comunque un 82, meglio di chiunque avessi prima. Richardson, grande illusione, perché non è cresciuto di niente, forse manco ha giocato. Vediamo a livello di statistiche, sicuramente da qui lo vedremo. No, ha giocato 45 partite. Minchia, Thuram con 15 gol, clamoroso. 26 per Franculino, 19-12 per Rodriguez, 12-3 per Krupi. Che sì, con 9 tutti su rigore. Bene, sono carico, andiamo a concludere questa rebuild. Splendori, buonasera e benvenuti al Parco dei Principi per l'atto conclusivo di questa rebuild. Rebuild che purtroppo non è andata come speravo, perché non abbiamo vinto la Ligue 1 davanti al PSG, ma la Coupe de France sarebbe già una piccola consolazione. Io mi riterrei già soddisfatto così. Partiamo subito forte con Franculino imbeccato da Krupi. Franculino dal limite, calcia col mancino, Donnarumma in angolo. Anthony Robinson a cercare Krupi. Krupi dentro da Franculino, col mancino! Franculino gluda giù, segna l'ex Midtjylland, insacca le spalle di Donnarumma e Red Star avanti al minuto numero 23. Mamma mia, Krupi a rubar palla a Jonathan Tah. Krupi la piazza, facile per Donnarumma. Rodriguez c'è per Thuram. Thuram, tocco di braccio. È Romero, è Cristian Romero, vabbè. E allora dal dischetto si presenta l'ivoriano Frank Kessié, rigorista designato del Red Star, che non si fa ipnotizzare dal suo ex compagno di squadra.
Non si sono mai incrociati, vero, al Milan? Forse un anno. Vabbè, poco importa, decimo stagionale per lui, 2-0 per noi. PSG completamente in bambola. Madonna, hanno fatto 4 anni assieme. Va bene, scusate. Ora imbeccato Franculino che salta Jonathan Tah per la sua tripletta personale. Franculino! Ho detto tripletta, volevo dire doppietta. 3-0 al 41esimo, PSG schiantato. E signori, al Parco dei Principi la partita si conclude così: Red Star 3, PSG 0, annichiliti, turbo devastati. Ve l'ho detto, in partita secca ce la saremmo giocata alla grande e così è stato. Poi, sulle 38 ci sta che loro possono essere messi meglio di noi perché semplicemente noi non abbiamo le riserve. Oh, comunque non vorrei dire una cazzata, ma questo è il primo trofeo del Red Star da tipo gli anni 40, vero? Confermo, l'ultima coppa è stata vinta dal Red Star nel 42 e ora Capitan Franculino ha praticamente 100 anni di distanza, pronto a sollevare la Coppa di Francia, che in realtà è il trofeo della Ligue 1, ma questo gioco è buggato e facciamo finta di niente. Che rebuild strana, cioè tutto il contrario di quello che faccio di solito, cioè costruire dall'inizio pian piano, aggiungendo di anno in anno un tassello fondamentale. Quest'anno no, cioè i tasselli sono stati fondamentali per i soldi. A livello proprio di giocatori sono arrivati tutti all'ultimo, tranne Franculino, Croupy e Baltasar. Mi raccomando, datemi dei consigli su chi rebuildare la prossima volta e ciao.